Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Saggezzo TV. Buonasera, riverenze. Sì, addirittura. Valentino. Santità, siamo qui. È un po' che non tornavamo nel cuore di Arezzo, nel cuore però inteso come un cuore un po' problematico. Siamo a Saione, siamo in via Ticino. Siamo in via Ticino perché la scorsa settimana c'è stata purtroppo, chiamiamola quello che è, insomma, un'aggressione, no, anche una rapina, è un signor anziano che stava rientrando a casa, probabilmente seguito fin da la zona di Campo di Marte, è stato scaraventato a terra nel tentativo di rubare quello che aveva e è dovuto ricorrere anche alle cure dei sanitari. Magari si tratta di un tossico, cioè qualcuno che cercava probabilmente anche Attento. Pochi soldi per in qualche modo farsi o comprarsi qualche dose. Comunque sia, è un altro episodio che un tempo non accadeva e quindi che inquieta un po'. Sicuramente sì, stavo guardando mentre l'operatore riprendeva che in questa strada, seppur breve, c'è un solo lampione, quindi sicuramente la notte sarà buia completamente. Anche su via Veneto, qui sull'incrocio, vedo che non ci sono lampioni immediati, per cui questa zona si presta a questi fatti del genere, a queste aggressioni, così come è stata nei confronti di questa anziana, come dicevi. Purtroppo stiamo vivendo una realtà oggi un po' particolare, con tutta questa immigrazione che c'è stata e con tutte le problematiche che ci sono, con tutte le povertà che affiorano continuamente, questi fatti purtroppo avvengono. Questo fatto dell'illuminazione però non è di poco conto. Qui il comune potrebbe intervenire, cioè, l'ampione solo per fare le cose sull'immigrazione. È un problema ovviamente, perché non è che possiamo incidere nel nostro piccolo, mettere più luci però sì, il comune lo può fare. Esatto, quindi questo, anche la più luce dà più sicurezza, perché la gente quando è tutto illuminato si sente più sicura, mentre quando è al buio sicuramente problematiche ci sono di più. Qui bisogna lavorare non sia con la sorveglianza, questo è evidente, per far sì di scoraggiare questi atti che avvengono, ma soprattutto bisogna arrivare a lavorare a livello sociale affinché queste persone che vengono qui da noi si integrino nel mio modo possibile e quindi di conseguenza una volta educati come si deve smettano di fare queste problematiche e soprattutto che riprenda questa economia. Comunque tu hai per scontato che sia stato uno straniero, ma non è detto. No, ma io non so, però si poteva fare 2 più 2 generale, mi riferivo in generale, questo è evidente, potrebbe essere anche un italiano che ha difficoltà economiche, che purtroppo ha fatto un gesto così insano. Speriamo soprattutto che questa mia economia riprenda, perché se l'economia riprende, riprende il lavoro, riprende un po' di ricchezza, la gente inizia a stare un po' meglio, queste problematiche solamente non è che non ci saranno più, ma ci saranno molto molto di meno. E quindi che il sociale soprattutto intervenga. Peccato che non ci sono più le circoscrizioni, perché le circoscrizioni, essendo presenti nel luogo, potevano anche intervenire in maniera precisa, e invece così, con un'unica amministrazione centrale, questo diventa più difficile. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Non volendo, però ci sono delle zone, a definirlo ghetto è esagerato, però anche camminando si vede proprio che anche le persone appunto che vengono da fuori Italia si radunano magari certe nazionalità in certe vie, ma in certe strade. Tu pensa che fino agli anni 70-80 questa qui era la zona più chic della città. Addirittura qui una casa valeva tanto all'epoca. Via Veneto e via Giotto. Quasi come Giotto. Erano le zone chic della città, le zone importanti della città. Tutto si faceva in via Veneto e non nelle altre parti, si diceva in via Giotto. Oggi purtroppo la realtà è completamente diversa, è completamente cambiata. Ormai queste zone sono abitate un po' da tutti, sia da italiani che comunitari ed extracomunitari, e quindi qui mi sembra che ci siano, dalle mentele che ci sono anche un importante numero di persone che non sono italiane, ma questo non toglie che anche fra di loro ci sono persone per bene e persone che delinquono, come fra gli italiani. Facciamo in modo appunto. È indubbio che comunque ci siano delle strade, questa abbiamo detto, insomma, che è poco illuminata, la gente anche a camminare, insomma, non si sente proprio sicura. No? Sicuramente sì, sicuramente in un ambiente pieno di luce, questo è evidente, è più difficile
e fare atti come sono avvenuti. E quindi invitiamo l'amministrazione comunale a dotare questa strada di almeno due lampioni, in modo tale, esatto, che si possa illuminare così come si deve. Poi, essendo anche un impianto vecchio, quindi di mettere un impianto nuovo che c'è anche un risparmio energetico, che sicuramente tre lampadine consumeranno quanto una di queste e fanno molto più luce. Ecco, insomma, in comune più luce, più visibilità e si invoglia, sì, meno. Esatto, ecco, quindi esatto, non si può magari prevenire un'aggressione, non ovviamente. Non si risolve il problema. No, però che si può fare, facciamolo, esatto, carissimo comune, giusto? Esatto, allora vediamo, esatto, magari qua in Via Ticino di mettere qualche luce in più. Ci vediamo domani. Ciao.